Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Dopo la presentazione all'ultimo Festival Internazionale del Film di Roma, Federico degli Spiriti, l'ultimo Fellini, sarà presentato al resto del mondo. Il documentario di Antonello Sarno, dopo aver inaugurato il Cinema Italian Style Doc di Los Angeles, aprirà il 10 gennaio l'Italian Film Festival di Vancouver. Mentre Fruitvale Station, opera prima di Ryan Coogler, candidato a 3 Independent Spirit Awards per miglior film d'esordio, miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista, continua la sua corsa ai premi Oscar. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Eyemund Pictures il 30 gennaio. La pellicola ripercorre la storia di Oscar Grant, 22enne afroamericano disarmato, ucciso il 1 gennaio 2009. E sta per arrivare anche il nuovo film firmato da Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. The Hollywood Reporter ha rivelato che il regista ha evitato il divieto ai minori di 17 anni grazie a dei tagli effettuati all'ultimo momento e malvolentieri. Nel cast Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Matthew McConaughey. Il film racconta la storia di Jordan Belfort, spregiudicato broker della finanza degli anni 80 che finì in galera per frode. Intanto entro il 2014 dovrebbero partire le riprese del quinto film della saga dei Pirati dei Caraibi. Per ora si sa solo che il film ha come sottotitolo Dead Men Tell No Tales e che si stanno facendo due nomi interessanti per il cast. Il primo sarebbe quello del premio Oscar Christoph Waltz, corteggiato pare per il ruolo del capitano Brand, il cattivo del film che vuole vendicarsi di Jack Sparrow alias Johnny Depp. La bella donzella della situazione potrebbe essere Rebecca Hall, che potrebbe vestire i panni di Carina, la figlia di Capitan Barbossa, ma si tratta solo di indiscrezioni. Chiudiamo con un addio nel mondo del cinema. È morto all'età di 77 anni Tony Musante. L'attore di origini italiane è mancato martedì al Lenox Hill Hospital di New York dopo un intervento chirurgico. Interprete del detective Toma dell'omonima serie TV degli anni 70, partecipò a tanti film italiani. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Vision Air. Vi aspetto e buon cinema a tutti!